Lì sopra viene fatto un parco con il verde, lì sopra, vedi dove è stato? Naturalmente ci saranno i giochi per i bambini e ci sarà tutto un parco lì sopra, verde. A tal riguardo un telespettatore ha incalzato il sindaco chiedendogli se saranno previsti passaggi per le persone diversamente abili per raggiungere quell'area. Perché l'accesso del carrofine, dei passeggini sul tetto del garage, che sarà... Il garage c'è un accesso e un'uscita, ovviamente a raso. Se entrano le automobili... Il tetto del garage. Dove sarà il giardino, il tetto, parlo io, per accedere dalla strada, ho capito. Dalla parte. Quando sono arrivato, mi ricordo, a Corfù, c'era un segnale, c'era scritto cari concittadini con problemi di disabilità, ti ricordi il castello di Corfù? Non potete entrare dappertutto, no? 11 giorni dopo la dichiarazione del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, Sveglia Trieste, che sollevò un polverone di polemiche da parte dell'opposizione, con in testa Paolo Altin della Lista Russo, a riprendere in mano la questione con la cautela che lo contraddistingue è stato Carlo Grilli, consigliere regionale della Lista Fedriga, ma soprattutto per 16 anni assessore comunale alle politiche sociali e fido scudiero del sindaco e della sua civica. Colgo l'occasione per dire cose della disabilità e l'accesso. Fermo. Allora, dopo la battuta del sindaco, sulla quale non lascio commenti, ho chiamato immediatamente l'assessore Lodi, che mi ha assicurato che assolutamente il giardino sarà fruibile, anche perché lo deve essere per legge. Dunque, la spiegazione nello specifico dell'intervento a Roiano sul tetto del nuovo parcheggio che si trasformerà in area verde con tutte le dotazioni del caso per le persone con disabilità. Quindi sarà assolutamente fruibile e quando tutte queste cose non faranno più notizia avremo finalmente raggiunto l'obiettivo che noi perseguiamo, perché creare situazioni per disabilità o... elevare il tema ogni volta che c'è un problema per chi la disabilità la vive è sempre un pugno nello stomaco. No, noi dobbiamo metterci nella testa che dobbiamo costruire città e contesti che siano fruibili a tutte le persone. Quindi in ogni condizione.